Buongiorno gente, ancora da Madrid vi saluto e oggi stiamo andando a visitare il World Pride Park Village e siamo appena arrivati qui in questa zona che praticamente è una vasta area verde dove ci sono parchi, luoghi per camminare, è una zona di svago e moltissimi madrileni ma anche non vengono qui a passare un po' di tempo e a godere della giornata. Intorno a me infatti vedete tante piante, tutto verde. Io la vedo di fronte a me, la cattedrale, si vedono le punte là della cattedrale e qua dietro di me, come vedete, un arco monumentale e poi un po' di edifici carini. Ho i colleghi che mi fanno ridere perché mi guardano e mi prendono in giro perché parlo da solo e soprattutto perché parlo italiano e a loro piace che io parli italiano perché dicono che è bello il suono della mia voce ed è bella la nostra lingua. Quindi che dire, siamo contenti, siamo italiani. Intanto qua il tempo è migliorato, i primi due giorni erano un pochino freddi, per cui io sono arrivato impreparato, non avevo nulla di lungo da mettere e ho patito un pochino il freddo. Adesso invece il tempo è più caldo, c'è sempre vento, però comunque sia è tollerabile, perciò speriamo che per la parata oggi si stia benissimo, anche perché probabilmente sarà una parata molto bagnata, perché mi hanno spiegato che c'è gente che butta acqua dai palazzi, è un po' una situazione così. Non so se sarò in grado di fare fotografie e filmare, perché con tutta questa acqua in giro probabilmente ci sarà qualche problema, ma vedremo di fare in qualche modo, ecco. Intanto spero che il vento non dia fastidio all'audio. E noi siamo qua, sto girando un pochino a vuoto in realtà, ma perché stiamo aspettando di iniziare la nostra visita e mancano alcuni membri del nostro gruppo, quindi quando ci si sposta in gruppo è un pochino sempre così, insomma. Adesso niente, mi godo un pochino l'atmosfera qua, molto rilassata. Cerco di andare via da questa strada che è un pochino rumorosa. È molto più bello stare nella zona verde e cosa vi posso dire che Madrid assolutamente è stata una riscoperta per me. Ci sono stato la prima volta 3 o 4 anni fa, penso, se non ricordo male, e non mi era dispiaciuta, però comparandola ad altre città spagnole preferivo altre città come Cordova, Siviglia o altre località, diciamo, un po' meno metropoli. Questo secondo viaggio a Madrid è stato molto piacevole, è stato bello scoprirla sotto un'altra luce, sotto altri aspetti, viverla comunque in un modo differente. In questi giorni poi, vabbè, a causa del Pride è molto molto affollata, quindi c'è tanta gente e è veramente una condizione particolare, insomma, per vivere la capitale spagnola, però comunque è una città tranquilla che, grazie alle sue aree verdi e alle zone pedonali, permette, nonostante il grande traffico che c'è sempre per strada, di vivere anche in relax e tranquillità quello che appunto può offrire. Come sentite, clacson e macchine, c'è abbastanza traffico, quindi cosa dire, assolutamente Madrid è da visitare tutto l'anno, perché praticamente non hanno un periodo invernale rigido, nel senso che qua in Spagna fa sempre abbastanza caldo, e da visitare durante il Pride, durante il mese di giugno, se volete vedere appunto il Pride e vedere la città un pochino più animata, perché ogni anno il Pride di Madrid attira milioni e milioni di persone. Per chi magari fosse un po'
fanatico, fissato, non tanto convinto, sappiate che il Pride di Madrid non è una carnevalata come può essere magari considerato da molti, ma è una marcia per celebrare l'amore, per celebrare l'uguaglianza. È una marcia a cui partecipano tantissime persone, non solamente omosessuali, ma anche famiglie, famiglie diciamo nuove, famiglie moderne, ci sono i nonni che portano i nipoti, perché comunque sia è giusto e bello far vedere quello che è il mondo anche ai più piccoli, e durante il Pride possono vederlo e capirlo divertendosi e prendendo tutto, imparando un pochino tutto anche come un gioco. La Spagna, come sapete, come ho visto, forse avete capito anche da, dalle foto che ho pubblicato io stamattina e che ho fatto ieri durante le visite nei musei, perché ieri abbiamo girato un pochino di musei e di esposizioni qui in città, è da 40 anni che praticamente, nel senso, 40 anni fa è iniziata la lotta per i diritti degli omosessuali, e adesso quest'anno si celebra appunto il quarantennio di questa ricorrenza, questo movimento che ha fatto cambiare profondamente tutta la società spagnola, portandola dall'essere una società molto chiusa, molto conservativa, all'essere invece una delle più aperte e più piacevoli dal mondo da vivere. Praticamente penso che la Spagna sia uno dei paesi più tolleranti e più di mentalità aperta che si possano trovare, quindi assolutamente vale la pena di essere visitata. È un paese stupendo e gli spagnoli anche sono stupendi, quindi questo è un motivo assolutamente in più. Ora vi saluto perché il mio tour sta per cominciare. Un grande ciao da Madrid e continuate a seguirci, perché stasera c'è la parata del World Pride Madrid e festeggeremo l'orgoglio 2017. Ciao a tutti quanti!